e vedrò di meritarmi tutta questa fiducia, partendo dal lavoro, mentre gli altri parlano di problemi che non esistono, la Calabria e l'Italia intera hanno bisogno di lavoro, di concretezza e sicurezza, quindi sono emozionato, sono orgoglioso, ma vedrò di meritarmi questa fiducia e di ripagarla fino in fondo. Ai calabresi che ti hanno sopportato cosa dice? Piedi per terra, che nessuno si esalti, siamo qua per servire, non per servirci, e quindi siamo a disposizione. È un risultato che ti aspettava? Così bello no, e quindi mi riempie di gioia e anche di responsabilità, e ci sono dei dati sul lavoro che vedono, ahimè, i giovani calabresi fra gli ultimi in Europa e fra i primi costretti a scappare, quindi qua bisogna lavorare, parlare poco e fare tanto. Questa è una visita dovuta, che significato ha invece la presenza in quel della piana di Gioia Tauro e di Rosario? Che lavoro e immigrazione sono assolutamente collegati, non si possono avere migliaia di disperati pronti a essere sfruttati e schiavizzati, primo perché non è morale, non è civile, non è giusto, secondo perché il lavoro merita dignità, terzo perché i giovani calabresi hanno diritto di poter stare qua a lavorare senza dover scappare, quindi un'immigrazione controllata, positiva e qualificata significa più lavoro anche per i calabresi. Siete impegnati per il governo, ma tra poco più di un anno qui si vota alla regione, la Lega? Ci sarà? Siamo pronti, il PD ha fatto troppi disastri, è riempito di troppe promesse e di troppe parole Regione Calabria, quindi il prossimo obiettivo è governare la Regione Calabria, partendo dalla sanità, partendo dalle infrastrutture, gli aeroporti invece che chiudere devono aprire, perché una terra può essere la più bella del mondo, ma se ci arrivi difficilmente in macchina, in treno o in aereo non fai business, e quindi ci prepariamo a governare anche Regione Calabria da qui a un anno. Un'apertura con i 5 Stelle? Stiamo ascoltando tutti, servirà qualche giorno.